Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo 12° episodio della nostra serie di video dove facciamo tutte le quest in una sola run. Ci eravamo lasciati qui a Villa Vulcano, avevamo terminato l'ultima massiva di Villa Vulcano nello scorso episodio, finito anche i sotterranei di Lendel, esplorato un pochino la vetta dei giganti e ora vediamo cosa fare post Villa Vulcano, una volta finite le quest di Villa Vulcano. Allora, quello che possiamo fare è recarci a Vasburgo, perché qui dovremo trovare Diallos, che se vi ricordate era fuggito. Eccoci qua, ragazzi. Allora, andiamo a parlare con il Vaso Bambino. Do you know what a pay hunt us? This village is kept secret, but you should be kept. I hope Uncle Alex. Those awful poachers. Ok, una volta esauriti i suoi dialoghi, lui ci parlerà dei bracconieri. Ora dobbiamo resettare l'area. Riparliamo col vaso. Have you heard? E vi dirà che c'è un The nuovo hunter is ceramista coming nel to the village. villaggio. He seems a little down in the dump. Molto bene. Ora andiamo a trovare il nuovo ceramista. Che si troverà qua sotto. Well, aren't you Ecco full qua. of beans? No wonder you're covered in muck. Oh, my friend, I have to say you caught me at a rather low point. But as you see, left the volcano manor, forging even a fool like me can look after some simple jar. Do you pity me? Well, don't. Molto bene, una volta esauriti i suoi dialoghi, dobbiamo resettare l'area al punto di grazia. Ora parliamo con il vaso. I don't know. Even though, good sir, he says he and since he's a cow, he's smooth and silken, but I wish we had a potentate. Ok ragazzi, dopo aver parlato con il vaso un'altra volta, per ora li lasciamo un attimo qui. Quello che dobbiamo fare sarà raggiungere il castello ombroso. Se vi ricordate, vi ho detto di esplorare ma non di battere il boss. Ora andiamo a questo castello. Eccoci arrivati. Allora, ragazzi, qui vi faccio vedere un attimo la build che per chi ha visto le mie vecchie guide ho usato questo set parecchie volte durante le mie guide. Ci ho praticamente finito il gioco. E boh, oserei dire che sia uno dei set più OP all'interno di Elden Ring. Usiamo il Tridente Sacro di Mogwin, arma davvero devastante. Uso anche il sigillo della comunione draconica, potete optare per castare qualche buff. Il set a piacimento, vi raccomando però la maschera bianca perché quest'arma infliggerà sanguinamento e grazie alla maschera bianca riceveremo un bel buff. La scheggia di Alexander per boostare l'abilità dell'arma, l'amuleto dello scorpione di fuoco perché quest'arma fa anche danno da fuoco per boostare i danni. Il giubileo del Signore del Sangue che stacca insieme alla maschera bianca, hanno lo stesso effetto praticamente, e il talismano Gran Scudo del Drago per aumentarci un po' le difese. Le statistiche le vedete a destra, ho attiva la runa di Godric, quindi 5 in meno. Abbiamo 50 in vitalità, 27 a mente, 28 a tempra, 30 a forza, 14 in destrezza, il minimo indispensabile per usare l'arma. Intelligenza e fede lasciate così come sono e 60 di arcano. Molto bene ragazzi, questa è la build. Volendo potete optare anche per gli aromi del vaso di ferro, perché quest'arma si è forte ma ha un punto debole. Quando vi mettete a castare l'abilità, se vi colpiscono rischiate che la vostra abilità venga interrotta con gli aromi del vaso di ferro riceverete tantissima poise e anche difesa e più delle volte è difficile che vi interrompano l'abilità dell'arma e così potete uccidere tutti quanti in tranquillità. Molto bene, come al solito la vedremo nel corso del video, la build. Ora, velocizzo il video e raggiungiamo la posizione di Patches.
Eccoci arrivati, ragazzi, qui sul ponte prima dell'entrata del boss troveremo Patches. Gli parliamo. Ok, vi darà un oggetto da consegnare a Lady Tanit. Ok. Lui ora ovviamente farà finta di morire male. Adesso sconfiggiamo il boss, resettiamo l'area. Ok. Meglio. E salutiamo il boss. Molto bene. Resettiamo l'area, perfetto. E ora il buon Patches si sarà spostato. Se usciamo qui fuori, vedete che manca. Molto bene, adesso ci ha dato uno strumento da consegnare a Lady Tanit. Dobbiamo tornare nell'arena di Rykard. Eccoci qui. Ci sarà la faccia di Rykard in decomposizione. E lei sarà proprio qui. Ora, ragazzi, avete due opzioni qui. O gli parlate e gli consegnate lo strumento di Patches, dopodiché lei sparirà. Oppure la attaccate, la uccidete, e dopodiché la sua guardia e il soldato del crogiolo che era con lei vi invaderà per attaccarvi e vi darà vi dropperà un incantesimo. E a voi la scelta. Io farò il finale dove gli consegnerò le nacchere della danzatrice. Allow me some time. Our lord's carcass is vast. Dear Rykard, please. I wish to be your serpent one day. Dear Rykard, I wish one day. Molto bene, una volta finiti i suoi dialoghi, per il momento Lady Tanit la lasciamo qui. Bene, se volete ora, ragazzi, potete esplorare tranquillamente i sotterranei di Villa Vulcano. Se vi ricordate, vi avevo detto di non esplorarla al 100% perché rischiavate di finire da Rykard e di fottere la quest. Vi mostro solo velocemente dove trovare la maledizione, la quarta se non ricordo male, per il mangiasterco.
qui, ragazzi, se scendete da qui c'è un percorso segreto per ottenere il talismano, quello dei danni critici, mentre noi dobbiamo scendere di qua per la maledizione. Vai. Eccoci. E qui, ragazzi, trovate la maledizione del semenzaio. Molto bene. Ora, per uscire, blocchiamo anche uno shortcut. Qui c'è un'ottima cenere di guerra anche. Il coraggio del cavaliere. Ora dobbiamo salire di qua e sbuchiamo dove si trovava Pacci, Sapilla Vulcano. Eccoci qua. Molto bene, ragazzi. Adesso dobbiamo tornare alla caverna di Acqua Fosca. Il primissimo luogo dove abbiamo incontrato Pacis, se vi ricordate. E lui dovrebbe essere tornato qui dentro. Ecco qua, infatti, c'è di nuovo la nebbia. Entriamo. Ci sarà ancora il forziere. Eccolo qua. Oh, spero di non shottarlo male. Eccolo qua. Lui si arrende come al solito. Aspettiamo. Ecco qui, ci darà un nuovo gesto. E lui ritornerà a essere un mercante. Hell's bells. This bandit business is hardly, especially if we keep running into the light. Ok. Mi dirà che allestirà un negozio. Dobbiamo tornare all'ingresso, resettare l'aria. Ecco qui. Lui si troverà qui. Ci parliamo. E avrà di nuovo il suo negozio aperto. Molto bene, ragazzi, per ora Pacis finisce qui. La sua quest si conclude così. Ora possiamo tornare a Vasburgo per vedere se si è triggerata la quest di Diallos e il vaso. Ancora no. Ok. Allora, quello che dobbiamo fare sarà andare... Attiviamo il montacarichi di Rold e poi torniamo lì. Andiamo al montacarichi, lo attiviamo e dovrebbe triggerarsi lo step successivo della quest di Diallos, il vaso. Eccoci qua. Molto bene. Vediamo, torniamo dal vaso e difatti si è triggerata la quest. Come vedete ci sono dei vasi morti, tutti quanti rotti. E là ci sarà il povero Diallos. Sono praticamente arrivati i bracconieri di cui ci parlava nel dialogo prima. Penso che sia stato Saidonia a fare tutto questo, se avete visto le puntate della Veteran. Molto bene, parliamo con il vaso. Quite a lot of us got broken.
Don't cry, though. Molto bene, ora ci avviciniamo a Diallos. You. Are the jars? Are they all right? Did I defend them? Allora, ovviamente non li ha difesi perché molti sono morti. Gli diremo che li ha difesi per farlo morire con onore, diciamo, dai, poverino. Ce l'ha messa tutta per proteggerli, ma è un pippone, poveretto. And all is well. This fool proved his worth. Ok, e qui Diallos ci saluterà. Un po' triste la sua quest. Ora, dobbiamo resettare l'aria al punto di grazia. Molto bene, torniamo da loro. Ci sarà il vaso accanto a Diallos. The tale of House Hoslow is told in blood. That one who protects everybody. The tale of House. That's the one who. Molto bene. Ora resettiamo ancora l'aria, una volta esauriti i dialoghi del vaso. Torniamo da loro, ok. E qui dovrebbe esserci. Esatto, un'altra frusta, la maschera di Diallos e una runa. Molto bene. Ora andiamo a parlare con il vaso bambino. Eccolo lì. Thanks for coming back. I've been thinking. As a warrior jar. I'm about to go on a journey as a warrior jar. Molto bene ragazzi, per il momento la quest del vaso la lasciamo qui, ci servirà l'ultimo step della quest di Alexander per concluderla, diciamo. Le quest dopo Villa Vulcano sono tutte quante a posto per il momento, dopo torneremo dal vaso come abbiamo detto, Pacis è a posto, rimarrà lì a fare il mercante, Lady Tannit lì che banchetta allegramente con il serpentello e per ora rimangono tutte così. Ora quello che dobbiamo fare, ragazzuoli belli, sarà andare alle vette dei giganti e continuare le quest che ci sono lì. Allora, se avete sbloccato questo punto di grazia, la vista sulle rovine, che è vicino al lago ghiacciato, se vi ricordate vi avevo detto di fare questo percorso e arrivare fino a Castelsol nello scorso episodio, da questo punto di grazia prendete, proseguite qui, però stavolta girate, tenete la sinistra, attraversate questo ponte e ci incontriamo una volta arrivati qui, davanti a queste rovine degli astrologi. Eccoci arrivati ragazzi, allora ci troviamo qui, abbiamo appena attraversato il ponte, troviamo le rovine qui di fronte a noi. Eliminiamo i pipistrelli fastidiosi. Molto bene, dobbiamo dirigerci qui. Troveremo una medusa che parlerà, chiederà dov'è sua sorella. Ora, quello che dovremo fare sarà equipaggiarci lo spirito della medusa che si trovava, ce lo dava Roderica, se vi ricordate, ed evocarla. Ecco qua. Se ne andranno assieme tra le stelle. Qui si sbloccherà anche il sigillo di queste rovine e potete andare a prendervi la ricompensa. Ora, quello che dobbiamo fare noi invece è uscire dalle rovine e proseguire lungo questo ponte. Eccoci arrivati ragazzi. Allora, davanti al ponte troveremo Gold Mask e Corin. E una volta da loro, ragazzi, ci parliamo. Ah, nice to see you. I can't believe you've come all this way. Potete chiedergli riguardo la nobile maschera d'oro. Been gripped by a terrifying. The rhythms and calculus of the mask betray a suspicion of the holism, a conceit
I am afraid. Oh, but how could this? I dread to even entertain the possibility. But somehow, I cannot cast aside. Tell me, have I simply lost my only... If the Master were true to the Golden Order, why would he think to breach this forbid... Oh, Master, dispel these... I want to play... Molto bene, ora vi apparirà anche l'opzione di consegnare il tonico dell'oblio e questo cambierà il finale della sua quest. Non fatelo, non consegnateli il tonico dell'oblio. Possiamo parlare anche con Gold Mask, che ha sempre tanto da dirci, sempre spettacolari i suoi dialoghi. È rosso di Pokémon questo, uguale. Vai, cazzate a parte. Allora, una volta esauriti i loro dialoghi, rimarranno lì per un bel po'. Molto bene. Ora, ragazzi, quello che dobbiamo fare sarà andare a Castel Sol. Qui, ora, ve lo esplorate tutto tranquillamente e bisognerà battere il boss. Ci vediamo una volta arrivati al boss. Molto bene, eccoci dal boss, ragazzi. Attraversiamo la foschia. Chiamiamo il mitico Tike. Ci boostiamo immensamente. E ora si balla. Via. Ok. Attenzione. Meno male che bisognava fare attenzione. Ok. Perfetto, abbiamo trovato tutto il boss. Allora abbiamo punto di grazia. Dopodiché dobbiamo proseguire da questa parte. Eccoci qua, salire su. E troviamo il secondo pezzo del medaglione del Sacro Albero. Una volta ottenuto il medaglione dobbiamo tornare al grande montacarichi di Rold. Eccoci arrivati. Allora, una volta qui ci sarà l'opzione lì sotto, vedete, cambia azione. E dovete sollevare il medaglione segreto. Eccoci qua, sentiero segreto del Sacro Albero. Ora ragazzi, non sto a farvi vedere tutto il percorso, dovete uscire da queste rovine. Poi qui ci sarà una zona che sarà completamente innevata, con una tempesta di neve. Quello che dovrete fare sarà arrivare, dovete prendere il primo falò qui a Ordina, la città liturgica. Dopodiché ci spostiamo al rudere dell'Appostata. Ci vediamo una volta che siamo arrivati qui. Voi, se volete, potete tranquillamente esplorarvi tutta quest'area senza problemi. Bene, una volta che sono arrivato qui al rudere dell'Appostata, ci rivediamo. Molto bene, eccoci arrivati, ragazzi. Allora, qui trovate anche prima un santuario molto rognoso che vi bombarda con magie di tutto e di più. Allora, avete sbloccato il punto di grazia Ordina. Così potete tornarci tranquillamente. Qui dentro, se entriamo, laggiù ci sarà un albinauro abbastanza gigante. Qui, ragazzi, è dove si conclude la quest di Latenna. È un po' buggato a schifo, perché devo evocare Latenna al contrario. Ecco qua.
Una volta che vi siete messi di spalle, avete evocato al contrario la tenna, potete assistere alla scenetta. Molto bene, ci parliamo e riceverete una pietra funerea del drago antico. Sister will give us hope. Now that nothing is left, I will join you in battle to the bitter. And when the fighting is done, then you may lay me to rest. Molto bene. E qui anche questa quest è fatta, ragazzi. È un peccato perché la tenna aveva anche altri step tra virgolette prima, ma dei checkpoint che però hanno tolto con l'ultima patch, non so perché. A questo punto di grazia, dopo aver parlato con Millicent, vi ricordate? Bastava fare qualche passo avanti e qui la tenna vi parlava. E la stessa cosa mi pare a Castel Sol, una volta preso il medaglione, che però hanno tolto tutti i suoi dialoghi. È un vero peccato. Almeno ti ricordavi che la tenna esisteva, cioè la troviamo qui in basso Liurnia e poi la fine della quest è qua a caso. Senza che nessuno dica nulla, vabbè. Vabbè, piccole lamentele a parte, ragazzi, noi per il momento ci fermiamo qui. Voi potete esplorarvi tutta la zona, come vi ho già detto, senza problemi. C'è ancora il divieto di oltrepassare il presidio dei guardiani. Non oltrepassate questo ponte, che qui succedono cose. Noi ci salutiamo qui, ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un mi piace per supportare questa serie e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i vecchi episodi se non li avete ancora visti e vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!